Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Parliamo di elezioni e di ballottaggi alle amministrative in Lombardia, con il centro-sinistra che si conferma nelle grandi città, mentre il centrodestra tiene duro nei comuni medio-piccoli della provincia, un tema che sta facendo discutere anche in Consiglio regionale. Vediamo. Sui risultati delle amministrative, la Regione Lombardia per quanto riguarda il centrodestra sono andati sicuramente bene, potevano andare meglio sicuramente, ma sono andati bene nel complesso, anche perché un numero importante di città sopra i 15.000 abitanti sono passate al centrodestra. Per quanto riguarda il discorso del ballottaggio, credo che si debba rivedere questo meccanismo elettorale perché sta portando ulteriore disaffezione al voto. Cioè, se già i dati del primo turno sono bassi, i dati del ballottaggio sono assolutamente insignificanti. Quindi qualche ragionamento in merito credo lo si debba fare. Come Fratelli d'Italia siamo molto soddisfatti di come è andata questa tornata elettorale. Soprattutto al primo turno abbiamo guadagnato un sacco di amministrazioni comunali e al secondo turno anche alcune grandi città come Trezzano, come Novate, che erano in mano alla sinistra. Quindi sicuramente il numero di consiglieri, sia in opposizione che in maggioranza di Fratelli Italia aumenta questa volta e quindi continueremo a dare un contributo di lavoro sul territorio, di lavoro fattivo per dare risposte ai cittadini. Ma io credo che siamo di fronte a un risultato ottimo del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico a livello nazionale e anche nei nostri territori, provincia di Milano, a livello regionale, in Lombardia, tra primo e secondo turno davvero ci siamo tolti molte soddisfazioni e questo è importantissimo per le città, per le comunità che avranno ottimi sindaci, ottime giunte, quindi amministratori in gamba e capaci. C'è anche un dato politico evidente, cioè Giorgia Meloni ottiene dei risultati sul piano del consenso personale, poi appena non c'è lei in campo le cose per la destra vanno in maniera molto differente ed è un segnale, io credo, anche al governo che il governo non può assolutamente ignorare. Parliamo della riforma del sistema sanitario, che è stato uno dei temi affrontati in Consiglio regionale lombardo. Allora andiamo ad ascoltare alcuni esponenti politici presenti oggi. I punti principali sono la prevenzione, anche perché in funzione del dato epidemiologico preoccupante, voi sapete, il servizio sanitario è sostenuto per la gran parte dalla tassazione sul reddito. Oggi la fascia della popolazione produttiva, quindi che produce reddito, è in diminuzione perché c'è un calo demografico, una popolazione sempre più anziana. Quindi il sostentamento anche economico del piano è fondamentale, la prevenzione ha proprio questa finalità. Quindi noi dobbiamo impedire l'aggravamento degli stati della persona, quindi evitare che ci sia un passaggio nella medicina d'urgenza che è molto più dispendiosa, incentivare le cure a domicilio, quindi tutto questo aiuta a sostenere anche economicamente i nuovi modelli di medicina. Siamo delusi alla fine da questo piano sociosanitario perché che ci siano tante cose che non funzionano i cittadini lo sanno benissimo. Avremmo voluto un piano sociosanitario che indicasse una visione, un colpo di reni, ho detto in aula. In realtà siamo sul piano della continuità con quello che abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni in questa regione e quindi se parliamo di liste d'attesa, di carenza di medici, di sanità territoriali, non troviamo quegli spunti che anche noi avevamo suggerito in commissioni che avrebbero fatto la differenza per i prossimi anni. Temo che una volta approvato continueranno le cose così come sono andate avanti fino ad oggi. Abbiamo delle proposte, purtroppo non ci sono state approvate, continueremo su questa strada, anche raccogliendo le firme come stiamo facendo quartiere per quartiere, città per città. Non si interviene su quello che è il tema, dei temi che sono per noi principali in questa fase e in questa epoca post-Covid, che ad esempio sono la carenza degli infermieri, la carenza del personale sanitario, la carenza dei medici di base. Non si interviene su quella che è la rete territoriale, quindi siamo ancora in ritardo su quelli che probabilmente potrebbero essere meglio utilizzati, ovvero i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le case di comunità e gli ospedali di comunità. Insomma, ci sono tutta una serie di temi che dal nostro punto di vista non vanno a intervenire su quelle che sono le priorità che vivono quotidianamente i cittadini sul territorio lombardo. Fa discutere la soluzione in appello del sindacalista accusato di violenza sessuale da una hostess che si era rivolta a lui per una vertenza.
20 secondi per reagire a una violenza sessuale, troppi per i giudici della Corte d'Appello di Milano, che hanno assolto anche in secondo grado, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2022, l'ex sindacalista Fit CISL Raffaele Meola, in servizio a Malpensa all'epoca dei fatti. Meola era accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess che a lui si era rivolta nel marzo del 2018 per una vertenza sindacale. La Corte ha rigettato l'appello proposto dalla Procura e dall'avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, a cui la donna si era rivolta e che ha seguito il caso. Faremo ricorso in Cassazione perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza di Cassazione che da oltre 10 anni afferma che un atto sessuale compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa, senza accertarsi del consenso della donna, è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato, commenta a caldo l'avvocato Manente. Anche Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, esprime amarezza. Questa sentenza è la riprova di quanto la nostra legge 66 del 96 sia motivo di gravi e continue violazioni istituzionali, dice. Rifiutiamo una democrazia che impedisce di fatto alle donne l'ottenimento di giustizia a seguito di stupro. Chiediamo con urgenza una nuova legge con parametri evoluti di giustizia senza più avere le nostre istituzioni contro. La Regione firma la delibera del Comune di San Donato di Milano che autorizza la variante per la realizzazione dello stadio del Milan sull'area San Francesco. La Regione ha il ruolo di essere, è stato richiesto, dobbiamo essere promotori dell'accordo di programma che verrà quindi portato avanti nel rispetto di quelle che sono le regole ordinarie. Poi questo non incide sulle scelte che il Milan dovrà fare. Regione Lombardia ha approvato su proposta del Presidente Fontana con gli assessori Massimo Sertori, Claudia Maria Terzi, Gianluca Comazzi e Franco Lucente la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma promosso dal Comune di San Donato Milanese rispetto al quale ha già aderito il gruppo Ferrovie dello Stato. L'accordo di programma è finalizzato alla realizzazione della proposta di variante in località San Francesco a San Donato Milanese, che prevede la realizzazione del nuovo stadio del Milan. L'intero intervento è totalmente a carico del privato proponente e non presenta alcun onere finanziario per Regione Lombardia. Nella delibera si delega l'assessore agli enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, a presiedere le sedute del comitato per l'accordo. Ci viene chiesto di andare avanti, ha commentato il presidente Fontana, e noi andiamo avanti. Non saremo noi a incidere sulle scelte del Milan. Mi sembra però che la determinazione a proseguire su questo percorso ci sia. Credo però che il Milan valuterà anche la proposta elaborata da WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro. Ma, conclude il governatore, sono scelte che non riguardano la regione. Noi ci atteniamo a quelli che sono i percorsi di carattere amministrativo, volti a sostenere i progetti di valorizzazione dei territori. Mi sembra però che la determinazione nella richiesta di portare avanti l'accordo di programma ci sia. Credo che il Milan dovrà valutare anche la proposta adesso arrivata di WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro, ma sono scelte che non riguardano la regione. Ecco, la regione deve attenersi a quelli che sono i suoi obblighi di carattere amministrativo. Novità per mercoledì 26 giugno per quanto riguarda un nuovo sciopero dei mezzi a Milano. Vediamo. Sciopero dei trasporti confermato a Milano. Mercoledì 26 giugno i dipendenti del gruppo ATM si fermano per 24 ore. È la terza volta nel giro di due mesi, dopo il 6 e il 31 maggio, che macchinisti, tranvieri e autisti rappresentati da Alcobas sono pronti a rinunciare ad altre 24 ore di stipendio per far sentire le loro richieste all'amministrazione dell'azienda dei trasporti milanesi. Le intenzioni di sciopero sono state comunicate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti martedì 4 giugno. L'agitazione, ha comunicato ATM in una nota, potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. I sindacalisti reputano gravissimo l'atteggiamento di netta chiusura della dirigenza ATM e anche la totale indifferenza del Comune di Milano, nonostante le continue sollecitazioni ad aprire un tavolo e la nostra disponibilità a sospendere gli scioperi. I lavoratori ATM chiedono più garanzie a livello economico, ma non solo. Sul tavolo delle trattative loro vorrebbero portare anche la questione sicurezza e quella dell'organizzazione del servizio.
Parliamo ora del centro Simpatia, attivo dal 1999, che accoglie persone con disabilità motoria, offrendo residenza come centro diurno, laboratorio e riabilitazione, una piscina integrativa e trattamenti fisioterapici personalizzati. E la missione di questo centro è quella di mantenere viva la speranza per quelle persone fragili, con progetti specifici anche per il Parkinson. Vediamo. Simpatia è un centro che dal 1999 accoglie persone con disabilità motoria, partendo dall'idea che qualunque persona con disabilità fisica, per quanto grave, possieda delle abilità anche minime che possono essere utilizzate. Per questo la realtà ha studiato una serie di servizi all'avanguardia capaci di rispondere ai bisogni più diversi. Simpatia da 25 anni si occupa di accogliere persone con disabilità motoria grave e gravissima e disabilità acquisita. All'interno di Simpatia abbiamo cercato di sviluppare tutti quegli servizi che possono dare una qualità di vita migliore attraverso servizi anche di supporto tecnologico, ma soprattutto servizio che vada ad aiutare un po' a migliorare il corpo ed è quello che in maggior parte loro chiedono. Per questo in questi anni abbiamo aperto la piscina terapeutica al pubblico per permettere un'integrazione vera tra chi vive qui e chi ha bisogno comunque degli stessi servizi. Abbiamo aperto la fisioterapia e non da ultimo un progetto molto interessante che aiuta molte persone, che è il progetto MIRT, che permette di ridare alle persone un po' di speranza rispetto all'utilizzo del proprio corpo. La vera integrazione non è solo di chi vive in Simpatia e ha la possibilità di fare percorsi di autonomia, ma anche chi, pur essendo a casa, viene e utilizza dei nostri servizi. Dai bimbi, dai neonati fino ai più grandi, bambini con disabilità cognitive, disabilità motoria, perché questo deve essere un servizio per tutti. Insieme alla residenza e al centro diurno, Simpatia offre anche numerosi laboratori e percorsi per il recupero delle abilità residue. Una delle eccellenze del centro è la piscina, in cui le attività di riabilitazione motoria e i servizi aperti al pubblico si incontrano per creare una vera integrazione per le persone con disabilità. Il fiore all'occhiello di Simpatia è sicuramente la piscina idroterapica. È una vasca con le caratteristiche sia nelle misure che nella temperatura dell'acqua, proprio per fare idroterapia, nasce per questo. Infatti noi facciamo tutti i lavori di idrochinesiterapia, sia per problemi ortopedici che neurologici. Facciamo entrare i nostri ospiti di Simpatia, soprattutto durante la mattinata, e nel pomeriggio abbiamo aperto anche al pubblico esterno, quindi all'utenza esterna, per fare tutti i tipi di corsi, sia di acquaticità che di nuoto, per bambini di tutte le età, a partire dai 2-3 mesi di vita fino a X, sia per imparare a nuotare che per fare acquaticità, che per fare semplicemente lavori di rilassamento, dato che la temperatura dell'acqua è di 32 gradi e mezzo, 33, che è la temperatura ideale per fare terapia in acqua. Sicuramente un corso particolare che noi offriamo per l'utenza esterna è il corso chiamato neonatale, dove possono accedere in vasca bimbi piccolissimi di pochi mesi con mamma e papà. Questa è la particolarità, che a differenza di altre vasche dove entra solo un genitore, noi prediligiamo l'entrata di entrambi i genitori, proprio per dare anche la possibilità di creare una relazione di famiglia nell'ambito acquatico, che è l'ambito che i bimbi così piccoli conoscono meglio di qualsiasi altro, visto che arrivano da 9 mesi di acqua. Una grande attenzione è inoltre riservata alla fisioterapia, dove vengono realizzati trattamenti e percorsi personalizzati in base alla disabilità di ogni ospite, anche attraverso l'utilizzo di supporti e strumenti tecnologici. All'interno di questo centro abbiamo l'area motoria, che si occupa di tutti i tipi di riabilitazione motoria, sia nel campo neurologico che nel campo ortopedico. Ovviamente noi facciamo servizio per i nostri ospiti interni e del centro diurno e degli appartamenti, però apriamo anche all'utenza esterna, per cui chiunque può venire e usufruire dei nostri servizi fisioterapici. Noi siamo dotati di un macchinario particolare molto sofisticato che si chiama Delos, metodo Riva, e che è praticamente un'evoluzione elettronica della tavoletta propriocettiva, quella classica di legno, che serve per migliorare il controllo posturale, ma anche, non va dimenticato, per sia prevenire che eventualmente recuperare degli infortuni di qualsiasi tipo. La mission di Simpatia è innanzitutto quella di non far perdere alle persone fragili la speranza di poter vivere la propria vita a pieno. E per questo, all'interno del centro, è stato attivato un progetto
dedicato al trattamento specifico del Parkinson e dei parkinsonismi. Nell'ambito del progetto MIRT, che è il progetto che si occupa dei malati di Parkinson e parkinsonismi, noi dell'area motoria ci occupiamo di dare servizio di fisioterapia classica in palestra, ma anche di idrochinesiterapia, utilizzando la vasca idroterapica che abbiamo in struttura. Possiamo dire che quello che abbiamo visto è che i risultati che notiamo in acqua sui trattamenti dei pazienti con Parkinson sono notevoli, per cui noi possiamo fornire un servizio più completo. Restiamo nel tema sanitario con l'ospedale di Vizzolo Preda Bissi, che è un centro oculistico all'avanguardia per la prevenzione della retinopatia diabetica, una patologia molto insidiosa che, se non diagnosticata in tempo, può portare anche alla cecità. In Lombardia si stima che siano circa 200.000 le persone con diabete a rischio, e per questo motivo l'istituto ospedaliero ha scelto di dotarsi di macchinari che permettono di diagnosticare la malattia fin dai suoi stadi più iniziali e asintomatici. Vediamo. Sono 600.000 le persone che oggi in Lombardia soffrono di diabete, una patologia sempre più diffusa e che può portare allo sviluppo di ulteriori disturbi con conseguenze anche gravi. Un esempio di questo è la retinopatia diabetica, una malattia silenziosa che può svilupparsi a lungo senza sintomi, ma che colpisce in media una persona con diabete su tre ed è fra le principali cause di ipovisione e cecità al mondo. Per questo l'ospedale di Vizzolo Preda Bissi ha scelto di offrire all'interno del proprio reparto di oculistica un servizio specializzato per la diagnosi e la terapia della retinopatia diabetica. La retinopatia diabetica è l'alterazione a cui viene sottoposta la retina, parte con delle alterazioni dei capillari che presentano delle dilatazioni, oppure questi capillari si possono anche chiudere, quindi andando a inficiare l'afflusso di sangue, quindi di ossigeno alla retina, e quindi con i primi danni cronici. All'inizio la retinopatia diabetica non dà sintomi, per cui si possono manifestare solo all'esame oftalmoscopico, quindi all'esame del fondo, delle emorragie a livello della retina, che però per il paziente sono asintomatiche, quindi lui non sa di avere la retinopatia diabetica. Ed è quindi in questo momento è importante fare la diagnosi in modo tale da poter monitorare in modo più stretto, più attento il paziente. La retinopatia diabetica si divide in retinopatia diabetica semplice, quindi solo emorragie, oppure retinopatia diabetica preproliferante o proliferante, quando ormai c'è ischemia della retina, e quindi si possono avere emorragie all'interno dell'occhio, distacco di retina e quindi cecità. Il centro di Vizzolo Preda Bissi si distingue sul territorio sia per l'approccio nella gestione e nel trattamento della patologia, ma anche per l'utilizzo di macchinari all'avanguardia, pensati per una diagnosi precoce attraverso l'esame del fondo oculare. Abbiamo la strumentazione all'avanguardia per quanto riguarda la parte della diagnosi. Una fundus camera, che è un banale apparecchio che fa una fotografia del fondo dell'occhio, fino ad arrivare alla fluorangiografia, che è sempre un apparecchio che permette di fare una fotografia dell'occhio, ma con l'iniezione di un mezzo di contrasto per evidenziare l'ischemia della retina. E poi abbiamo l'OCT, che è quell'apparecchio che permette di diagnosticare l'edema maculare. Una volta inquadrato il tipo di retinopatia diabetica, se il paziente ha bisogno di trattamento, siamo in grado di trattare il paziente a 360 gradi, quindi terapia laser, iniezioni intravitreali con farmaci anti-VGF e cortisonici, e anche la vitrectomia in caso di complicanze più gravi come l'emorragia intraoculare o il distacco di retina. Gli esperti raccomandano alle persone con diabete di sottoporsi a controlli regolari per la retinopatia diabetica con cadenza annuale, ma secondo le statistiche in Italia solo una persona con diabete su 10 fa prevenzione. Sicuramente alcuni pazienti non sono sufficientemente sensibilizzati sull'importanza di eseguire un esame del fondo dell'occhio almeno una volta all'anno. Si stima che solo il 10% dei pazienti diabetici esegua una esplorazione del fondo oculare almeno una volta all'anno. In più, la problematica è, come sempre, la mancanza di medici. Quindi in questo reparto ci siamo
organizzati in modo tale che queste fotografie del fondo oculare vengano effettuate da ortottisti e che sono addestrati a fare diagnosi e quindi indirizzare il paziente dal medico solo nel caso in cui ci sia la reale necessità. È una patologia, una complicanza quella della retinopatia diabetica tempo dipendente, quindi maggiore è il tempo di insorgenza del diabete e maggiore è la probabilità che insorga la retinopatia. A 15 anni l'80% dei pazienti possono avere i primi segni di retinopatia diabetica o anche ben più grave. Quindi una cosa che deve sapere il paziente è sicuramente fare il fondo alla prima diagnosi e poi sapere che più passano gli anni e maggiore è il rischio che si sviluppi la retinopatia diabetica. Questo era il nostro ultimo servizio, dopo di noi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.